Primo appuntamento della stagione 2020-2021 con la rubrica MGM Revolution. Per la prima volta nella loro storia i morbegnesi partecipano a un campionato nazionale. L'inizio dell'avventura in Serie B è stato particolarmente duro per i neroverdi, che hanno impiegato un paio di partite prima di abituarsi alla nuova dimensione. Nel debutto sul campo della Domus Bresso, gli uomini di Gianmaria Craperi hanno subito una lezione perdendo per 10-2. Un battesimo di fuoco visto che la Domus Bresso è formazione candidata per le posizioni di alta classifica. Dopo il rinvio del secondo turno contro il Futsal Fucsia Nizza per problemi legati alla pandemia da Covid-19, nella terza giornata altra trasferta amara per i morbegnesi, superati dal team sardo Cechi Chak, che ha avuto la meglio per 9-4. Nella quarta giornata un derby spettacolare palpitante consegna il primo storico punto in Serie B all'MGM 2000. 4-4 il risultato finale della sfida tra MGM e l'Ecco Calcia 5, disputata al Palafaedo di Morbegno a porte chiuse. Partita in bilico fino all'ultimo, con un finale thrilling dove le due squadre hanno avuto la ghiotta opportunità di portare a casa i 3 punti nell'ultimo minuto di gioco. Una prova d'orgoglio da parte degli uomini di Gianmaria Craperi, costretti a inseguire i rivali per quasi tutta la durata dell'incontro. L'ultima trasferta, quella tenutasi sabato scorso in Piemonte, ha confermato i progressi del team morbegnese. Sul campo dell'LD Fossano, una delle corazzate del girone, i morbegnesi hanno il merito di giocare alla pari con i piemontesi e di restare sempre in partita. La sfida valida per la quinta giornata è infatti rimasta in bilico fino a pochi minuti dalla fine, poi l'LD ha allungato vincendo con il punteggio di 6-3. Tutta un'altra MGM rispetto alle prime trasferte. Le reti sono state messe a segno da Mattaboni, Alvarez, Eurogol e Di Gregorio. Il primo successo è arrivato ieri con il verdetto del giudice sportivo che ha decretato la vittoria per 6-0 a tavolino dell'MGM contro la Domus Bresso, rea di aver schierato un giocatore squalificato nel match d'esordio. Il tecnico Craperi ha ripercorso il cammino dei suoi uomini. Abbiamo fatto 2 partite dove abbiamo pagato oltremodo, oltre misura al salto di categoria, anche per assenze dovute a ragazzi che venivano dall'estero, quindi quarantene, allenamenti fatti in un certo modo. Vabbè, insomma, le prime 2 partite non molto. Poi c'è stata una decisa inversione di rotta dal derby con l'Ecco, dove è stata una grandissima partita da parte di tutte e due le squadre. Abbiamo fatto il primo punto e poi, vabbè, sabato siamo andati in casa di una corazzata, di una squadra che è in B per caso. E abbiamo, fino a 4 minuti dalla fine, siamo stati in partita, abbiamo sbagliato 4 pari a 4 minuti dalla fine. Probabilmente avrebbero vinto lo stesso, perché la qualità è nettamente superiore alla nostra, però rimane la soddisfazione di essercela giocata fino alla fine, ripeto, con una squadra importante.